la rappresentazione plastica di un modo antidiluviano, vecchio, arretrato, di effettuare la raccolta differenziata con i cassonetti stradali. Questo metodo, ormai dismesso da molti anni nei luoghi in cui, diciamo, la civiltà e il progresso sono avanzati, si dimostra inefficace nel raggiungere livelli decenti di raccolta differenziata. Come si può vedere dalle immagini di questa zona, c'è dentro i cassonetti per la plastica, ci sono anche pezzi di amianto, e qui nella campana del vetro qualcuno, un buon tempone o qualcuno poco informato, ha messo anche delle lampade al neon, il che inquina tutta la raccolta, e questa roba andrà a finire in discarica. Poi attorno ai cassonetti della differenziata stradale c'è di tutto e di più, dal legname alle plastiche non riciclabili, alle ceramiche e così via. Ecco, questo modo, diciamo così, sbagliato progettualmente e poi nella sua praticabilità di effettuare la raccolta differenziata, speriamo di potergli dire finalmente addio, di non vedere più queste brutture per strada, con la partenza a breve della raccolta differenziata porta a porta, l'unica che funziona, che stimola i cittadini ad adeguarsi, che stimola i cittadini a partecipare e che produce risultati soddisfacenti. Si raggiungeranno, se l'applicheremo bene, livelli di raccolta differenziata eccellenti, il che ci consentirà di non vedere più la spazzatura per strada, di non caricare i nostri rifiuti nelle discariche e di pagare anche meno, perché il materiale che consegneremo in maniera differenziata verrà quasi tutto recuperato. Accanto a questo muro c'è una discarica abusiva in cui ci sono inerti, legname, plastiche, residui di latte di pittura e così via, e ci sono anche gli spalci, quelli su cui c'è uno sforzo da parte dell'amministrazione per fare in modo che gli spalci, che è materiale recuperabile dal quale si può ottenere del compost, vengano recuperati e quindi trattati per farne un buon compost, vengono invece abbandonati qui. Qui come altrove. Allora, l'invito è anche quello a tutti i cittadini di aderire all'iniziativa dell'amministrazione comunale e conferire gli spalci dei propri giardini, delle proprie case di campagna nel luogo previsto dall'amministrazione, nei giorni e negli orari stabiliti. In questo modo aiuteranno la collettività ad essere più pulita e aiuteranno l'ambiente a non venire contaminato inutilmente. ...166 passi di monnezza abbandonata nella zona dei vignali, i quattro vanelli, è una discarica abusiva di tutto di più, dalla canoa all'elettrodomestico, alle porte ancora nuove, migliori di quelle che ho a casa io, amianto, plastica, sfalcio, ceramiche, cessi come quelli che l'hanno abbandonata, messi qua. Nessuna vigilanza in questa zona, che era il cruccio di Francesco Castorina, indimenticato fotografo, il quale sempre segnalava questa vergogna che nessuno è stato ancora in grado di togliere. Allora, adesso che ci sarà la raccolta differenziata col porta a porta, questo diventa un crimine che non deve più ripetersi. Bisogna che l'amministrazione e le autorità pongano fine a questa vergogna insopportabile.